Primo caso oggi alla Camera di discussione, cosa è successo? Perché soprattutto? È successo che era in corso un scambio fra 5 Stelle e Forza Italia. Un deputato dei 5 Stelle ha pensato bene di prendere la parola e coprirci di insulti, ma su questo siamo abituati, non è neanche una gran novità. E poi alla fine dell'intervento ha fatto il gesto delle manette rivolte a tutto il gruppo del PD e al collega Migliore in particolare, ma credo a tutti. Al che abbiamo cominciato a protestare e questo continuava a fare il gesto, a rivendicarlo. Io ricordo che 20 anni fa, quando qualcuno sventolò il cappio in Parlamento, le istituzioni, il presidente Napolitano dell'epoca sospese la seduta, espulso il deputato. Stavolta il presidente Fico ha parso a ballare quel gesto, minimizzando eccetera, che il PD, dopo averlo annunciato, è uscito dall'aula. Mentre usciva, il presidente Fico ci ha derisi dicendo allora arrivederci. Gli altri deputati continuavano a insultarci e a filmare. Io personalmente mi sono avvicinato a un deputato dicendo che non si può filmare. Lui per tutta risposta mi ha continuato a ricoprire di insulti. Io non ho fatto certamente un'aggressione, come si vede benissimo. È anche un po' patetico quel tentativo di passare per vittima quando, ripeto, purtroppo l'episodio di violenza verbale e istituzionale è venuto dal Movimento 5 Stelle. In generale contestate l'eccessivo ricorrere alla fiducia da parte del Movimento? No, in questo caso non c'entra, c'entra veramente che io non credo sia faccia parte del perimetro istituzionale che un deputato si alzi e mimi le manette, che vuol dire ti mando in galera o devi andare in galera, rivolta ai colleghi, che confermi il gesto e che il Presidente della Camera non faccia nulla. Cioè qui stiamo oltrepassando il segno. Quindi non c'entra il ricorso alla fiducia, sì, ma quello che è successo oggi è un episodio di violenza e poi è patetico il tentativo di passare per aggrediti. Certo, poi molti di noi, alcuni hanno esagerato, sono volati dei fogli eccetera, però non bisogna mai neanche confondere la reazione con l'azione. C'è un'igiene istituzionale che sta avvenendo meno e sta avvenendo meno ad opera del Movimento 5 Stelle, in maniera che io ritengo veramente grave, perché ripeto, episodi sopra le righe sono sempre accaduti. Il cappio 20 anni fa è accaduto, ma quando accadevano il sistema reagiva e diceva questo è fuori. Poi dopo uno si scusa, le cose possono capitare. Qui la violenza verbale istituzionale è legittimata e questa è la cosa che comincia a preoccuparmi. Se le devo dire la verità, mi comincia a preoccupare veramente molto.